buon sabato a tutti quanti oggi. Oh, caca. Close enough. Open yogurt. A toger. What are you going? Frozen yogurt. What? You don't like frozen yogurt? Vai, quindi oggi è sabato, stamattina dovrò andare a fare yoga, ma Emilia non ha voluto andare a fare yoga con mamma, sì. E quindi è voluta stare a casa, ma come se sapesse. I was right because the camp is from the yogurt. The camp of yoga. I knew. Because I knew it. You knew it? Yeah. Alright. So that's why I didn't go. I need a nap. You look hot. I have an eyebrow appointment at 1:45. Okay, Nicole. Bye. Quindi, mi sono svegliato alle 4 di stamattina. Isabella si era svegliata, Nicola era a pezzi. Ho detto ok. Quindi Nicola ha iniziato questa beneficenza per le persone che hanno perso casa, comunque hanno perso tutto. Perciò ha iniziato 2 giorni fa con un paio di amiche. Lei ha organizzato il tutto. Soltanto ieri, anzi. Guardate quante cose hanno donato. Un sacco di cose. Scarpe, vestiti, pannolini per bambini, dentifrici. Bellissima questa cosa, stavo dicendo veramente ieri su Instagram live che è bellissimo quando tutti quanti si mettono insieme, e questa è una cosa bellissima che mi piace dall'America. Bravo Nicole, ci sei. Oggi devo fare un paio di cose, la mia scheda è cambiata chiaramente, sono a casa venerdì e il sabato, lavoro la domenica almeno per un paio di mesi prima che la Marina poi cominci a prendere un po' il ritmo, così. Non mi fa impazzire, però va bene così, dai, va bene così. Poi più avanti, come 2 o 3 mesi, sicuramente saremo più in onda con la Marina. In onda. Saremo più avanti con la Marina, quindi cambieremo sicuramente gli orari e le schede. Però per adesso è così, perciò andiamo. Devo andare a un tipo a comprare. Nicola ha comprato questo specchio mega. Quindi devo andare a comprare queste viti un po' grosse. Dove vado? A un tipo. Abbiamo comprato un'amaca enorme, mi servono delle mattonelle da mettere sotto le gambe così non sprofonda nella terra. Dovrete vedere che bella, arriva oggi, non vedo l'ora. Devo chiamare Nicole perché se sbaglio mi fa un mazzo che non ti immagini neanche. Non comprerò le piastrelle perché Nicole vuole costruire qualcosa di diverso, quindi meno male che lo abbiamo. Non mi ricordo più dove ho messo la macchina, porca paletta. L'amaca arriva oggi alle 3, anzi devo andare a prendere. Ok, cool, yeah. Emilia, how you doing, buddy? Stiamo andando a recuperare l'amaca che abbiamo comprato. Dovevano spedircela. What? Oh yeah, no, I saw that. E ho sempre desiderato avere un'amica, ragazzi, gigante. Quella matrimoniale, troppo comoda. E Emilia, vieni con me, right Emilia? Sì. E lei invece ha voluto stare a casa con la nostra vicina di casa a giocare alle Barbie, ok? Ciao! Andiamo, let's go! I call you daddy. I know. I don't call you monster, I call you daddy. L'abbiamo avuto veramente a un prezzaccio. Uno smontava, non hanno smontato ancora. Sì. Casino. Meno male che la banderola è fuori a noleggio, se no non avevamo spazio per quello. Ho sempre voluto l'amaca. Io amo l'amaca, l'ho sempre voluta quando sono piccolino. Fantastica offerta. Normalmente questo pezzo costa una botta, ma siccome il negozio sta chiudendo, quindi fa uno sconto incredibile. E dov'è l'altro pezzo qua? Oh. Ora la devo mettere insieme. A me piacciono fare queste cose, madonna! Can I take some time?
it's kind of... Be careful then, Nick. Put it back. What's up, boss? What's up? Yeah, it's fine. To get in? Like, yeah. Because you're trying to... Woo! Almost done. Sempre desiderato un'amica. Molto buono. Stasera un bicchiere di vino, un po' di musica, una bella copertina e vi saluto. Ciao! The mouse said beep beep. What are you guys doing? Mac and cheese. Mac and cheese. Because it's Thanksgiving. Yeah, and what are you thankful for? For him. Aww. Thankful for the camera. Oggi è Thanksgiving, ragazzi. Normalmente siete abituati a vedere vedermi a Thanksgiving, per chi mi segue da tanto, su a Sacramento della famiglia di Nicole, ma quest'anno abbiamo deciso, ovviamente, con la piccola mostriciattola, di stare a casa, perché comunque sarebbe stato un viaggio troppo incasinato da fare. Perciò abbiamo deciso di stare a fare Thanksgiving. Andremo da un amico a passare Thanksgiving, comunque a mangiare il tacchino, il famoso tacchino, ragazzi. E poi anche a Natale staremo qui a casa. Perciò è bello, mi piace, sono contento, perché così almeno possiamo gustarci la nostra casetta, la famiglia, i cinque elementi. Lena, Emilia e Nicole stanno preparando mac and cheese, praticamente sono maccheroni al formaggio, un po' come la nostra pasta al formaggio, ma un po' più, diciamo, un po' più. Yes, because you're the pasta expert. Can you check and make sure the macaroni is al dente? Assaggiamo i maccheroni, vediamo se è al dente. Emilia, please don't do that, honey. That's good, babe. Sounds goody. Thanksgiving. Questo è il primo Thanksgiving con Isabella, quindi siamo troppo contenti. Quindi Thanksgiving normalmente è per ringraziare, qualsiasi cosa ti va di ringraziare. Quindi io ringrazio di avere una bellissima famiglia, di avere un nuovo elemento in casa. Voi cosa ringraziate? Fatemi sapere qui sotto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!